Stavolta ci troviamo ad Appignano di Macerata, dove c'è una tradizione che non solo non vuol morire, ma una tradizione che si sta sviluppando ed è estremamente viva. Appignano nei decenni passati era conosciuta anche come il paese, la città delle cocce, detto nel nostro dialetto. E questi lavori in ceramica sono ancora rimasti grazie a un gruppo che tenacemente e molto professionalmente lo sta portando avanti. Siamo andati in compagnia di Anna, che è presidente di questa associazione, che ha nome? Associazione Scuola di Ceramica Maestri Vasai Appignanesi. L'associazione appunto si è prefissa lo scopo di tramandare l'arte della foggiatura al tornio, che era un po' la peculiarità del nostro paese. La lavorazione della ceramica, infatti, che prima non era ceramica, era semplicemente terracotta, avveniva quasi esclusivamente mediante la lavorazione al tornio. E i nostri vasai appunto modellavano stoviglie rustiche per la casa, quindi piatti, bacinelle, bicchieri, ciotole, brocche per l'acqua, brocche per il vino, e stoviglie insomma che venivano usate per la conduzione della casa, ecco. Non c'erano altri materiali, quindi, e serviva un po' tutto il paese. Man mano poi che questa lavorazione è andata scemando a causa dell'avvento di altri materiali tipo la plastica soprattutto, ovviamente i vasai appignanesi si sono dovuti adattare e trasformando la loro lavorazione dall'utensile, diciamo, che veniva appunto usato per l'uso da cucina, per il trasporto di acqua dalla fonte alle case, e la ceramica, questa prima terracotta si è poi evoluta in una lavorazione un po' più raffinata, appunto, che oggi chiamiamo tutti ceramica, cioè la tipica maiolica con applicazioni diciamo personali anche dei diversi artigiani che la costruivano. E comunque, diciamo, da uso domestico è diventata poi una ceramica da suppellettili, ecco, soprammobili, vasi da fiori, cose del genere. Di che materiale sono fatte e dove prendete questo materiale? E ovviamente l'argilla, noi la chiamiamo l'argilla rossa, che viene presa. Adesso ovviamente ci stanno dei depositi specializzati in questo. Prima veniva recuperata direttamente in un luogo che adesso viene chiamato Via dell'Argilla, veniva lavorata direttamente dal vasaio che l'andava appunto a prendere, poi la portava in casa, la doveva pulire piano piano dalle impurità, dai sassi, dalle piccole impurità che potevano esserci, la battevano. Era un lavoro molto duro e molto lungo. Oggi abbiamo la fortuna di acquistarla in appositi magazzini che è già pronta per l'uso, insomma, tranne che poi degassarla un pochetto, impastarla per renderla più malleabile. È la classica terracotta. Argilla, scusate. Quanti soci siete? Beh, adesso siamo un gruppo di una quindicina di soci. E grazie al cielo, grazie anche come si dice, sono intervenuti insomma ultimamente giovani ragazze che hanno partecipato al corso che noi annualmente facciamo, e qualcuna di loro insomma è rimasta con tanta passione. Alcune sono rimaste perché hanno anche vinto una borsa lavoro che noi annualmente bandiamo per far sì che qualcuno si appassioni a questa attività, che purtroppo si va perdendo. Grazie al cielo quest'ultima strategia, diciamo, è riuscita, e siamo riusciti a far rimanere due o tre giovani ragazze che
appunto lavorano con noi, si appassionano, partecipano alle manifestazioni che facciamo. E poi sempre queste ragazze ci aiutano anche a condurre i corsi che abbiamo alla scuola primaria, insegniamo ai bambini a lavorare al tornio, piccole cose, bicchieri, ciotole, roba piccolina che loro riescono a fare, e comunque cerchiamo di insegnare sin da piccoli una tradizione che purtroppo si va perdendo. Sicuramente questa passione che voi mettete nel lavorare, diciamo, queste opere d'arte, perché poi la trasmettete anche ai giovani, ma non significa solo trasmettere un mestiere, ma trasmettere una cultura, la cultura dell'artigianato, dove si esprime la vostra creatività, la vostra fantasia, la vostra inventività. Ma lei pensa che oggi i giovani siano creativi, non dico capaci, ma sono creativi e fantasiosi per poter prendere il testimone da voi? Guardi, allora c'è da precisare che noi non siamo artigiani, noi siamo volontari, e quindi la nostra missione, diciamo, è insegnare. Noi facciamo tutt'altro, la nostra è un'associazione di, appunto, di volontariato che cerca di trasmettere alle future generazioni la cultura che diciamo è stata vivace ad Appignano per almeno 5 secoli. Stiamo visitando e incontrando tutti i componenti presenti questa sera qui ad Appignano in questa arte, chiamiamola così, ecco. Il primo è Andrea che durante il giorno fa il suo lavoro, il suo mestiere, no? Fa l'impiegato, e la sera, quando può e quando vuole, viene qui e dà una mano, no? Anzi, lavora proprio, esprime questa sua passione per la ceramica. In questo momento però cosa stai facendo, Andrea? Ci puoi dire quello che fai? Sì, allora, praticamente ho iniziato la lavorazione al tornio, quello che facciamo vedere sempre ai nostri allievi, cioè come si fa le varie fasi della lavorazione. Quindi all'inizio fanno una pallina ai nostri allievi, gliela facciamo, la mettono sul tornio e iniziamo con la lavorazione. La prima fase è la centratura, quindi viene sigillata per bene in modo che quando andiamo a mettere acqua l'acqua non penetra sotto e non ci si sposta, e poi si inizia con la centratura. Questa qui è una fase, la fase iniziale, un po' diciamo all'inizio un po' difficile da capire, da interiorizzare, anche perché se la terra non è centrata bene è inutile iniziare tutte le lavorazioni, perché non si riuscirebbe a fare nulla. Quindi in questo modo, facendo delle spinte verso il centro, porto la terra verso l'alto in modo da amalgamarla per bene, mescolarla per bene e centrarla. Quindi questa è una fase estremamente importante. Una volta che l'abbiamo perfettamente centrata, ecco qua, si inizia con la fase di foratura, perché andrò a creare il vuoto all'interno per poter poi realizzare quello che sarà il mio manufatto, che potrebbe essere una brocca, potrebbe essere una bottiglia, potrebbe essere... Quindi arriverò fino a circa 2 cm dal fondo e poi vado ad aprire qui, ad allargare, e vado a creare quello che è lo spazio interno, il fondo del manufatto che andrò a realizzare. Inizierò con quella che è la prima stiratura verso l'alto. Io quello che diciamo è di mettere sempre le braccia unite al corpo in modo che uno rimane più rigido e riesce ad avere il controllo delle proprie mani, e quindi ecco, andiamo verso l'alto e farò una prima stiratura cercando di mantenere sempre il pezzo perfettamente centrato. E poi comincerò a portare la terra verso l'alto, perché dobbiamo realizzare in prima battuta quello che è un cilindro, che è alla base della maggior parte delle forme che andremo a realizzare.
si fanno più stirature per cercare di assottigliare le pareti e portare la terra verso l'alto e far prendere corpo alla nave, a quello che andremo a realizzare, insomma. Ora per fare la forma comincerò a spingere di più con la mano che lavora all'interno. Chiudere, adesso tagliare ancora un po'. Questa qua poi sì. Domani verrà messo il manico e quindi già abbiamo questa piccola brocchetta per il vino. E quindi ecco un contenitore di vino che finirà sopra qualche tavola di qualche turista. Sì, sì, diciamo così. Stiamo qui con Stefano, un altro appassionato di ceramica, di queste lavorazioni, diciamo, ma cosa stai facendo qui? Vediamo un oggetto un po' misterioso. Sì, questo praticamente dopo che avete visto Andrea che ha fatto il pezzo con la ceramica e questo è il pezzo diciamo finito e adesso io così faccio un intarsio in modo tale che alla fine una volta che appunto avrò finito di intarsiarlo questo oggetto potrebbe essere adibito come farlo diventare una lampada oppure si potrebbe mettere sotto una candela. E quindi viene una lampada da tavolo, poi chiaramente deve essere rifinito, deve essere cotto, poi verrà eventualmente decorato, smaltato, decorato e quindi poi diventa a tutti gli effetti una lampada vera e propria. Quindi tutto diventerà con questi, sì. Questi fori? Sì, vedete qui c'è una parte dei fori già li ho fatti, qui ci sono i vari segni che ho fatto prima e ad ogni diciamo no, ad ogni scacco viene intarsiato, tagliato, forato e questo così per l'intera superficie. E quindi questo ha un uso tipo abat-jour, tipo soprammobile per illuminare una stanza, esatto. E quindi gli darete dei colori poi. Chi è che sceglie il colore da applicare? Questo lo scegliamo noi, a nostro piacimento e a nostro gusto. Poi potrebbe essere dato un unico colore, a me se mi piace il bianco o il rosso. Poi chiaramente ognuno di noi ha i propri gusti, certo. E quindi la cosa è soggettiva. Ma qualche cliente, chiamiamoli così, vi commissiona dei lavori oppure voi li fate e poi li esponete, cioè sono in offerta al pubblico che è interessato a questa oggettistica? Normalmente noi li facciamo e poi li esponiamo al pubblico nelle varie occasioni in cui abbiamo appunto la possibilità di esporli, quindi qualche fiera che andiamo anche qui nei paesi limitrofi. Qualche volta qualcuno magari chiede un oggetto particolare e se insomma è possibile farlo lo facciamo ben volentieri. Quindi anche a richiesta dal punto di vista estetico diciamo voi cercate di soddisfare la persona che ha espresso un desiderio. Sì, qualche volta facciamo anche questo qui, anche se in realtà noi ecco non per noi non è questo un commercio, cioè. Quindi è tutt'altro insomma, però è un hobby culturale notevole, ecco. Comunque buon lavoro Stefano, perché vedo ci vuole anche molta pazienza qui e molta precisione per fare questo lavoro. Abbastanza, un po' di pazienza ci vuole, sì. Grazie, comunque buon proseguimento. Qui c'è il forno per la fase della cottura, se il termine è esatto. E vediamo Daniela, ci puoi far vedere ecco, come si introduce un pezzo, qual è la dinamica per questa fase?
Allora, il pezzo, una volta che è stato realizzato al tornio, si lascia ad asciugare all'aria e poi viene messo nel forno. Prima però c'è una fase che viene chiamata la spugnatura. Praticamente il pezzo viene lisciato con una spugna bagnata d'acqua e poi inserito nel forno. Ci puoi far vedere praticamente come avviene questa fase? Sì, volentieri, è una fase semplicissima. Allora, prendiamo la spugna, il pezzo, in questo modo il pezzo viene lisciato, si tolgono le ultime impurità e poi lo possiamo mettere al forno. Nel forno già sono stati sistemati altri pezzi. Eccoci. Daniela introduce questo piatto, diciamo. Esatto. E poi fatto questo. Fatto questo, il forno viene chiuso e poi viene programmato, perché abbiamo detto un forno elettrico, per la temperatura della prima cottura. La temperatura, grosso modo? Intorno ai 1000 gradi. E quanto tempo ci vuole, chiamiamolo, per la cottura di tutti questi oggetti? È un giorno, più o meno un giorno, 24 ore, perché il forno sale lentamente per raggiungere i 1000 gradi e poi c'è la fase della discesa, cioè la temperatura scende gradatamente. Quindi un giorno stanno qui, una giornata intera, 12 ore grosso modo, si trova dentro questo forno. Quando voi lo togliete, quindi la ceramica e il tutto è solida? Sì, solidissima, diventa del colore della terra, quindi il pezzo è rosso e lo possiamo vedere anche qua. Assume questo colore e noi chiamiamo questa fase la biscottatura, quindi è il biscotto. Adesso il pezzo è pronto per essere decorato. Ecco, quindi è un lavoro anche questo. Certo, 1000 gradi sono tanti, sì. Però capiamo benissimo che senza una temperatura così alta la cottura sarebbe impossibile. Sì, esatto. Tu sei una volontaria e nella vita fai tutta... Io sono socia di questa associazione da diversi anni, nella vita sono un'insegnante e siccome ho questa passione, coltivo questa passione da tempo, abbiamo in collaborazione con la scuola di ceramica e il comune anche organizzato un laboratorio di ceramica a scuola con i bambini della scuola primaria che fanno esperienze di laboratorio a tornio aiutati dai soci della MAV dalla terza elementare fino alla classe quinta. Ma questi bambini sono appassionati? Sì, moltissimo. La ceramica piace tantissimo e in modo particolare la tornitura, perché i bambini vedono da una palla la realizzazione di una forma che hanno immaginato nella loro testa e finalmente poi la vedono anche realizzata materialmente. La domanda forse non c'entra, però io la faccio ugualmente. I bambini in genere stanno molto davanti al computer, quindi vedono un po' con tutto che i social trasmettono. Lo riproducono qui poi, magari, che ne so, un fantasma, cioè qualche cosa? Quando fanno manipolazione, riproducono a volte questi personaggi che vedono nei loro programmi preferiti o nel mondo del digitale o virtuale. Però posso dire che sono molto creativi e molto liberi, lavorano molto di fantasia. Certo. Quindi sono opere molto originali. È una fantasia stimolata da questi nuovi social, sicuramente. Sì, anche, non solo. Vediamo che l'insegnante è molto soddisfatta dei propri alunni. Sì, molto. Siamo nella fase della decorazione. Vediamo tutta affaccendata, molto concentrata, su un oggetto Marica. Anzitutto gli chiediamo cosa sta facendo, perché vediamo che un pennello sta cesellando così una ceramica. Che cosa fa Marica? Allora, praticamente niente, il pezzo una volta che ha subito la prima cottura viene sottoposto alla decorazione e questa volta ho deciso proprio di prendere questa bottiglia e di decorarla direttamente sopra il biscotto. Quindi non ho fatto altro che utilizzare pennelli appositi proprio per la ceramica, che hanno anche delle punte con il serbatoio, infatti sono molto sottili
e anche molto precisi. E vado ad utilizzare tutti i colori che sono colori proprio delle polveri per ceramica, che poi una volta messi in forno, quando viene effettuata la seconda cottura, cristallizzano insieme alla cristallina, che è un prodotto che viene dato dopo aver terminato la decorazione. E il motivo che ho scelto per questa bottiglia, essendo anche una forma moderna, è un disegno geometrico, quindi non è altro che un intreccio di linee per creare poi una sorta di petali, di fiori, e, messi insieme a delle forme geometriche, quindi anche a dei cerchi e a delle volte. Ma questa tua passione dove è nata? Allora, la mia passione è nata un po' per caso, perché diciamo che ho frequentato l'Istituto d'Arte a Macerata e, finiti 5 anni lì, il pomeriggio andavo in una bottega qui ad Appignano, che è la bottega dei fratelli Testa, e lì andavo qualche pomeriggio quando avevo pochi compiti. E diciamo che è nato un po' tutto così per caso, perché insieme al maestro Testa magari delle volte lavoravo al tornio, delle volte mi faceva decorare, e così diciamo che questa passione è andata avanti per 5-6 anni, fino a quando poi non è nata questa scuola, e quindi il maestro Testa è entrato anche a far parte di questa scuola proprio come maestro, e di conseguenza ha trascinato anche a me a venire a far parte di questa associazione. Quindi sono ben 10 anni che faccio parte di questa associazione, e quindi insieme a loro si portano avanti questi progetti, queste idee, e poi quando magari c'è bisogno li aiuto anche per fare dei corsi con degli allievi, sempre per quanto riguarda la decorazione. E poi niente, diciamo che una volta che ho finito la scuola superiore sono andata così per caso a fare una passeggiata a Deruta, e lì ho conosciuto un'altra scuola che ho frequentato per un periodo, che è la scuola Romano Ranieri. E dopo niente, nell'aprile 2007 ho deciso di aprire la mia attività, e quindi ho un piccolo laboratorio proprio lungo la via dei Vasai qui ad Appignano. Quindi sono ben 12 anni che sto in questo laboratorio, e diciamo che più che un lavoro è una grande passione, perché niente, perché tanto mi tuffo, diciamo, in quest'arte della ceramica, creando, scoprendo nuove tecniche, nuovi colori. Quindi è anche fortunata, perché fa un lavoro a cui è appassionata. In genere il lavoro, non voglio essere pessimista, ma spesso il lavoro si subisce, perché c'è pure da vivere. Invece Marika mi pare che ama il suo lavoro, perché vi esprime la sua passione. E, sì, diciamo che la ceramica è un po' tutta da scoprire, quindi è bello farlo, è bello portarlo avanti, e speriamo che il tutto possa continuare nel migliore dei modi. Ma sicuramente questa passione che anima questo gruppo di soci qui a Pignano è una passione contagiosa, ve lo garantisco. Già la nostra visita questa sera, la visita a questo laboratorio, è stata per noi una grandissima scoperta, direi sicuramente e sinceramente inaspettata. È sorprendente che esista nel nostro territorio ancora dei gioielli, chiamiamolo artigianato, ma artigianato non è un senso né commerciale né dispregiativo, ma rivela una tradizione culturale, che sono dei tesori che noi dovremmo scoprire, e non ultimo offrire anche come risorsa turistica a chi viene sul nostro territorio. Lascerei per un istante un saluto alla Presidente Anna, al termine del nostro incontro qui ad Appignano. Cosa vorrebbe dire Anna un po' a tutti, a coloro che possono promuovere e sostenere la vostra attività, gli enti pubblici, i privati? Ma noi dobbiamo innanzitutto ringraziare il Comune, perché
questa struttura è comunale e il comune ci sostiene anche economicamente, il comune di Appignano. E comunque inviterei anche le scuole d'arte magari a fare una visita per capire la lavorazione, se può essere utile per loro magari come approccio alla costruzione di un oggetto che poi verrà decorato e animato con magari a fantasia degli allievi. Bene, ecco, Dostoevskij diceva l'estetica salverà il mondo, e anche questo è un fatto estetico che salverà questa nostra civiltà, questa nostra cultura che qualche volta sta attraversando dei momenti di crisi e dei momenti di difficoltà, quindi anche questa dal punto di vista estetico è una grande risorsa. Grazie Anna e grazie a tutti i tuoi collaboratori. Grazie a voi e dell'interesse che avete dimostrato per questo nostro lavoro. Grazie.